fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, che vi accoglie nel suo cuore. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. Diciamo insieme: siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Erano stupiti del suo insegnamento. L'insegnamento di Gesù è un insegnamento che tocca il cuore, perché manifesta l'amore di Dio Padre. E non solo lo manifesta a parole, ma ne fa sperimentare la potenza salvifica. Grazie, oh Gesù. La tua parola ci fa sentire amati e ci libera da tanti pesi e schiavitù. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché la tua parola ci lascia veramente stupiti, perché sentiamo che tu solo hai parole di vita eterna. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà, benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle, benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari, vivi e defunti, la macchina e il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti. Ti benedico per consolarti e perdonarti. Ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene per tu, sia la tua anima. E per intercessione le beate sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, Dio viene chiamato amabile, e lo è. Sii così anche tu con Lui, come sarà dolce allora lo scambio, come le tue premure saranno bene accolte, lo vedrai più tardi. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà, fiate sempre. Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi. E grazie di esistere, perché sei un dono di Dio.